Alan Turing, per la sua omosessualità, subì iniezioni di estrogeni. Poco dopo la domestica lo trovò morto. Accanto una mela morsicata. La Apple ha da sempre come suo logo una mela. Un riferimento a Newton, dicono. Ma perché anche da quella mela manca un morso? Io sono Antonio Di Staso, un matematico che ha deciso di farvi scoprire quanto è figa la matematica. In questo video, la storia incredibile di Alan Turing, ma anche Epimenide ed il paradosso del mentitore, Boole, Frege e Russell, la macchina di Turing, Enigma, Lambda Calcolo, l'ipotesi di Riemann e Neon Genesis Evangelion. Con l'accusa di atti osceni gravi verso un altro uomo, Alan Turing fu arrestato, come 50 anni prima accadde ad Oscar Wilde. Alan Turing fu condannato a subire un ciclo di trattamento agli estrogeni, allo scopo di curarlo dall'omosessualità. Le iniezioni producevano l'effetto della castrazione chimica. Divenne grasso, gli crebbe il seno. La mattina dell'8 giugno del 1954, la signora Clayton, la domestica, trovò nel letto il cadavere di Alan Turing. Accanto c'era una mela da cui erano stati morsi diversi bocconi. La mela era stata intinta nel cianuro. Due anni prima, nel gennaio del 1952, fuori dal cinema Regal, Turing conobbe un giovane 19enne, Arnold Murray, un giovane operaio. I due si frequentarono per un po'. Poi la casa di Turing fu svaligiata. Turing chiamò la polizia. La polizia fece qualche rilievo e se ne andò. Poi la polizia tornò. Non avevano trovato il ladro. Avevano trovato un colpevole. Con l'accusa di atti osceni gravi con un altro uomo, Alan Turing fu arrestato, come accadde 50 anni prima ad Oscar Wilde. Wilde e Turing furono arrestati a causa del Criminal Law Amendment Act, un atto del Parlamento del Regno Unito che rafforzava la legge già esistente sulla prostituzione e recriminava l'omosessualità maschile. Era una calda ed afosa sera, quella del 6 agosto del 1885, quando Henry Labouchere introdusse un'altra clausola a quella legge: fino a 2 anni di carcere per un uomo colpevole di atti osceni verso un altro uomo, sia in pubblico che in privato. Ovviamente non si presero la briga di specificare in cosa consistessero questi atti osceni. In pratica si intendeva qualsiasi comportamento omosessuale. È solo nel 2017 che le cose in Inghilterra cambiano sul serio. Entra in vigore il Policing and Crime Act, che contiene una sezione conosciuta come Legge Alan Turing, che ha concesso ufficialmente indulti postumi a migliaia di uomini omosessuali che erano stati condannati per via della vecchia legge. Quella in cui visse Alan Turing era l'Inghilterra della prima metà del XX secolo, gli anni in cui in Inghilterra il re Edoardo VIII lascia il trono per amore, per poter vivere insieme a Wallis Simpson, lasciando il regno a suo fratello Giorgio VI, il papà della regina Elisabetta II. In quel periodo più di 1500 persone morirono a bordo del Titanic. È questa l'epoca in cui nacque Alan Turing, nel 1912, l'anno in cui Alfred Wegener formulava la teoria della deriva dei continenti, l'anno in cui a Frascati viene ritrovato il manoscritto Voynich, il libro più misterioso del mondo. Aspettate un attimo, siccome Alan Turing è nato lo stesso anno del ritrovamento di questo manoscritto, devo per forza parlarvene. Il manoscritto Voynich, il libro più misterioso del mondo, è scritto con un sistema di scrittura che non è ancora stato decifrato. Cioè, ad oggi, dopo più di un secolo, non sappiamo ancora cosa ci sia scritto dentro quel libro. E non solo, questo manoscritto contiene anche immagini di piante e vegetali che non sono identificabili con nessuna specie attualmente esistente. E sembra pure che la lingua utilizzata per questo manoscritto non appartenga ad alcun sistema alfabetico noto. È un ritrovamento di una civiltà aliena. Quello scherzetto di un simpaticone. Turing nasce proprio in quell'anno. A 10 anni riceve Natural Wonders Every Child Should Know di Edwin Brewster. Brewster usava la metafora della macchina in quel libro per spiegare la biologia, l'evoluzione e la natura. Questa idea di concepire il corpo e il cervello come una macchina non abbandonerà più Alan Turing. Il direttore del suo convitto disse di lui: non è molto bravo. Passa una gran quantità di tempo a speculare sulla matematica avanzata. Questa è una caratteristica comune a molti ragazzi appassionati di matematica. D'altronde, la matematica è così. Una volta che si finisce dentro, non se ne esce più. Crea dipendenza. Poi l'impero britannico entra in guerra. Turing si arruola nella Guardia Nazionale. Turing non riusciva ad afferrare i doppi sensi, a leggere tra le righe. Per lui tutto era alla lettera. Molto probabilmente Alan Turing apparteneva a quella ristretta cerchia di persone a cui appartengono Bobby Fischer, Greta Thunberg, Elon Musk. Molto probabilmente Alan Turing aveva la sindrome di Asperger. Chi ha la sindrome di Asperger presenta una certa difficoltà nelle relazioni sociali, compie schemi di comportamento ripetitivi, sviluppa degli interessi molto ristretti a determinati ambiti, ignorando totalmente il resto. Fu Christopher Morcom, un ragazzo straordinariamente dotato per la scienza, la sua prima cotta. Morcom morirà dopo soli 2 anni per tubercolosi. Nel 1931 Alan Turing entra nel King's College a Cambridge. Il King's College è la quarta più antica università britannica. Tuttora è una delle più prestigiose università al mondo. Hanno studiato al King's College di Cambridge John Keats, Thomas Hardy, Virginia Woolf, Arthur Charles Clarke,
Cecil Scott Forester, Peter Higgs, Walter Owen Bentley, John Elliott Gardiner, Michael Nyman e il bassista dei Queen, John Deacon. Nel 1935, a soli 22 anni, Alan Turing fu nominato Fellow. Ora possedeva un'entrata fissa di 300 sterline all'anno. Poteva mantenersi facendo ricerca. Iniziò così a pensare al problema di decisione. Ma che cos'è questo problema di decisione? Tutto a inizio con... Indovinate? Con San Paolo. Avreste mai detto? San Paolo, nella lettera a Tito, scrive... Uno di loro, proprio un loro profeta, ha detto... I cretesi sono sempre bugiardi, brutte bestie e fannulloni. Quel loro profeta di cui parla San Paolo è Epimenide, che da bravo cretese disse: tutti i cretesi sono bugiardi. Essendo lui Epimenide un cretese, avrebbe dovuto essere bugiardo. E quindi l'affermazione è falsa, perché è stata pronunciata da un bugiardo. E se invece dicesse la verità? Allora significa che veramente tutti i cretesi sono bugiardi. Ma lui è un cretese, quindi è un bugiardo. Ma allora sta mentendo. Non se ne esce vivo. Quello che sappiamo di Epimenide lo dobbiamo a Diogene Laerzio e alla sua celebre, troppo celebre ahimè, Vite dei filosofi. Praticamente quasi tutto quello che sappiamo sulle biografie dei pensatori greci lo sappiamo grazie a lui. Quando ci penso mi vengono i brividi. Abbiamo costruito l'intero nostro sapere su quello che ci ha scritto Diogene. E Diogene non è che ha scritto proprio una cronaca da giornalista. Volete un esempio? Epimenide cade proprio a fagiolo. Nella sua Vite dei filosofi, Diogene scrive che Epimenide, da giovane, inviato dal padre a recuperare una pecora dai campi, si addormentò in una caverna. Evidentemente aveva passato la notte a far baldoria. La notte prima Epimenide fece talmente tanta di quella baldoria che si addormentò all'istante in quella caverna e dormì per 57 anni. Quando alla fine si svegliò, Epimenide tornò a casa. Non conosceva più nessuno. Ci credo, dopo aver dormito per 57 anni, riuscì a riconoscere il fratello, ormai vecchio decrepito. Da quel momento capì di essere caro agli dei e di avere un legame particolare con loro, in particolare con Apollo Delfico, di cui si fa interprete. Un altro mago Otelma. L'antichità, a quanto pare, è piena di maghi Otelma. Nel Don Quixote di Cervantes c'è una bella formulazione del paradosso del mentitore di Epimenide. Avete letto Don Quixote? No? Male. Nel Don Quixote, ad un certo punto, Sancho Panza si trova a dover decidere su una questione capitata a dei giudici. Questi giudici erano incaricati di impiccare tutti coloro che mentivano sul motivo dell'attraversamento del ponte. Un giorno arrivò un tale. Gli chiesero: perché vuoi passare il ponte? Chi mentiva veniva impiccato. Quel tale disse: sto andando a farmi impiccare a quelle forche. I giudici rimasero un tantino bloccati. Se fosse vero che voleva farsi impiccare, allora aveva detto la verità e non doveva essere impiccato. Se invece stesse mentendo e quindi poi fosse stato impiccato, vuol dire che aveva detto la verità e quindi non doveva essere impiccato. Il paradosso del mentitore è una bugia autoreferenziale. La logica e il linguaggio iniziano a prendere strani vicoli quando si ha a che fare con affermazioni autoreferenziali. Il primo tentativo per cercare di manipolare affermazioni come questa in maniera rigorosa è stato fatto da George Boole, che ha sviluppato un sistema simbolico. George Boole fu un autodidatta. Da solo studiò latino, greco, tedesco, francese, italiano e matematica su testi di Laplace e Lagrange. Capito? Da solo. E tu che hai studiato da solo? Call of Duty. Sempre da solo, Boole si dedicò allo studio di metodi algebrici per la risoluzione di equazioni differenziali. Si dedicò talmente tanto che i suoi risultati li fecero ottenere la medaglia dalla Royal Society e porre una cattedra di matematica al Queen's College di Cork, dove insegnò per il resto della sua vita. Niente male per un autodidatta. Il 24 novembre del 1864, mentre Boole stava andando al college, scoppiò un temporale. Pur di non fare ritardo alla lezione che doveva tenere, invece di cambiarsi, rimase tutto fradicio. Ciò gli causò un raffreddore che degenerò in polmonite. Per migliorare la situazione, la moglie lo curò con dei bagni in acqua gelida. Boole, così, l'8 dicembre del 1864, morì. Aveva 49 anni. Boole è stato il primo ad applicare il calcolo simbolico alla logica, superando così, una volta per sempre, Aristotele. Se avete a che fare con l'informatica, avrete sentito parlare di valori booleani. Ecco, ora pensate a George Boole e ai suoi bagni gelidi con la polmonite. La prossima volta che incontrerete un valore booleano. Boole ha gettato le fondamenta, ma è stato Frege ad innalzare l'edificio. Gottlob Frege ha esteso e raffinato la logica simbolica, aprendo la strada allo sviluppo della logica matematica del XX secolo. Frege è stato il primo fautore del logicismo. Tutto doveva essere logica. L'aritmetica deve essere riducibile alla logica. Frege voleva dimostrare che con la teoria degli insiemi e una buona definizione di logica si possono derivare tutti gli insiemi numerici. Tutta l'aritmetica deve diventare costruzione logica. Frege, per far questo, pubblica due opere: Die Grundlagen der Arithmetik e Grundgesetze der Arithmetik, i fondamenti dell'aritmetica e i principi dell'aritmetica. Il 16 giugno del 1902, dopo la pubblicazione del primo volume dei principi, volume pubblicato a sue spese tra l'altro, Bertrand Russell invia a Frege una lettera. Mi trovo completamente d'accordo con lei su tutti i punti essenziali. C'è solo un punto in cui ho trovato una difficoltà. Lei afferma
che anche una funzione può comportarsi come l'elemento indeterminato. Questo è ciò che io credevo prima, ma ora tale opinione mi pare dubbia a causa della seguente contraddizione. E non esiste alcuna classe concepita come totalità, formata da quelle classi che, pensate ognuna come totalità, non appartengono a se stesse. In parole povere, Russell ha detto a Frege: tu vuoi trasformare tutto in insiemi. Bene, ma l'insieme di tutti gli insiemi che non contengono se stessi? Contiene se stesso. Se un barbiere rade solo chi non si rade da solo, chi rade il barbiere? Questa lettera fu un duro colpo per Frege. Il suo lavoro fu demolito. Russell, cercando di risolvere questo problema, insieme ad Alfred Whitehead, si mise a sviluppare un sistema formale. Pubblicarono 3 poderosi volumi, I Principi a Matematica. Nel 1913, l'anno dopo in cui nacque Alan Turing, I Principi a Matematica sono più di 2000 pagine di notazione matematica fitta fitta. L'ideale per le vostre notti insonni. Pensate, ci vogliono soltanto 762 pagine per dimostrare che 1 più 1 è uguale a 2. Nei Principi a Matematica la notazione è densa ed estenuante, ma è anche esatta. A differenza dei linguaggi ordinari, non c'è spazio per fraintendimenti o errori. Si tentava così di dare una risposta alle grandi domande formulate da Hilbert nel 1900. Hilbert stilò un elenco di 23 problemi cruciali per la matematica. Hilbert voleva sapere: c'è un modo per capire se un'affermazione è necessariamente vera? Hilbert voleva anche sapere: è vero che in matematica non si può dimostrare contemporaneamente che un'affermazione è sia vera che falsa? Ed infine, esiste un metodo per determinare se un'affermazione è deducibile dagli assiomi? Un logico di 24 anni, di nome Kurt Gödel, disse di aver trovato la risposta alla prima delle 3 domande di Hilbert. Mi dispiace, professor Hilbert, ma un sistema matematico formale e completo è impossibile. Ecco fatto. Il lavoro di Gödel dimostra che verità e dimostrabilità non sono la stessa cosa. Per buona pace degli antichi greci, in un sistema formale ci saranno sempre delle affermazioni vere che non possono essere dimostrate. Punto. Ma Hilbert aveva posto 3 quesiti. Il secondo era: è vero che non si può mai dimostrare che una proposizione è contemporaneamente vera e falsa? Dai, almeno dimostriamo la coerenza. Gödel pubblica il suo secondo articolo. Dimostra che qualsiasi sistema formale coerente non può dimostrare la propria coerenza. Cioè, prendiamo degli ingredienti: la farina, lo zucchero, le uova. Con questi ingredienti riusciamo a fare tutte le torte che vogliamo? Gödel ha dimostrato che ci sarà sempre una torta non fattibile usando solo questi ingredienti. E allora aggiungiamo l'ingrediente mancante. E così facendo scopriremo che salterà fuori un'altra torta che non è fattibile utilizzando tutti questi altri ingredienti. Dopo i lavori di Gödel, il meglio che si può sperare è un sistema matematico coerente, ma incompleto. E un sistema del genere non può dimostrare la propria coerenza. Qualche contraddizione salterà fuori prima o poi. E la terza domanda di Hilbert? Esiste un metodo per determinare se un'affermazione segue dagli assiomi? Cioè, esiste un procedimento in grado di generare ed analizzare altri procedimenti? Questo è il problema di decisione. Questo è il problema al quale si dedicò Alan Turing. Il pioniere della ricerca di un procedimento in grado di generare ed analizzare altri procedimenti è Raimondo Lullo. Siamo nel XIII secolo. Raimondo Lullo è stata una figura davvero singolare del Medioevo. Abbiamo visto prima che la Grecia antica pullulava di maghi o telma. Non è che il Medioevo fosse da meno, eh. Nel 1262 Raimondo Lullo fa la svolta. E a quell'epoca non è che c'erano molti modi per fare la svolta. Raimondo Lullo vede Cristo crocifisso. Lo vede una volta. Lo vede 2 volte. 3 volte. 4. Raimondo Lullo, alla quinta volta che vede Cristo crocifisso, si convince. Ha ricevuto la chiamata. Raimondo Lullo è stato chiamato 5 volte a scrivere il miglior libro del mondo per la conversione degli infedeli. Da questo momento Lullo diventa un'altra persona. Il fervore della scrittura diventa incontenibile. Lullo si mette a scrivere. Scrive di giorno, scrive di notte. Non si ferma più. Di lui ci sono giunte 260 opere, delle quali 149 in latino, 19 in catalano e 47 in duplice stesura, catalana e latina. In una di queste 260 opere, l'Ars Generalis, Lullo vuole ricondurre tutto alla logica. Lullo vuole risolvere ogni problema con la precisione matematica. Vuole fare in modo che ogni proposizione sia riconducibile a termini sempre più semplici. E poi, una volta ottenuti questi termini semplicissimi, ricombinandoli insieme, si possono ottenere tutte le proposizioni possibili. Questo è il primo tentativo di ottenere un procedimento in grado di generare altri procedimenti. L'embrione del metodo chiesto da Hilbert. Nel 1937 Alan Turing pubblica All Computable Numbers with an Application to the Entscheidungsproblem. In questo lavoro Turing parla di una macchina computazionale. Turing descrive una macchina capace di calcolare. Decenni prima della nascita dei computer. Siamo negli anni 30. Macchina computazionale all'epoca significava essere umano che fa i calcoli.
o meglio, donna che fa i calcoli. Non esistevano i computer come li intendiamo oggi. Eppure Turing pensa ad una macchina computazionale. Questa macchina è fatta da un nastro diviso in caselle. Ogni casella può essere contrassegnata da un simbolo. La macchina può operare solo su di una casella per volta. La macchina può memorizzare alcuni simboli che ha analizzato in precedenza. Può scrivere, cancellare, spostare il nastro di una cella a destra, spostare il nastro di una cella a sistra. Alla macchina si forniscono una serie di istruzioni da compiere e la macchina farà sempre quelle operazioni nell'esatta sequenza in cui le abbiamo fornite. Per ogni sequenza di istruzioni c'è una macchina in grado di eseguirle. Alle volte può capitare che una macchina esegua una serie di istruzioni circolari, cioè esegue delle operazioni che non hanno mai una fine, le ripete all'infinito. Turing si chiede: è possibile inventare una macchina che sia in grado di analizzare le altre macchine e sia in grado di capire se quella data macchina con quel dato procedimento arriverà prima o poi a fermarsi oppure no? Questo è il problema della fermata, che equivale al problema di decisione posto da Hilbert. Turing concepisce così una macchina universale, cioè una macchina non solo capace di eseguire un determinato compito, ma che sia in grado di eseguirne qualsiasi. Una macchina programmabile. Turing inventa un computer prima dei computer. Una volta costruita questa macchina programmabile, mettiamola al lavoro. Questa macchina universale comincia ad esaminare tutte le macchine particolari e ci dà man mano gli esiti. Questa macchina fa il suo lavoro. Per ogni macchina particolare ci dice se si fermerà oppure no. Bene, ora facciamo una mossa particolare. Vediamo questa istruzione da seguire. Prendi la serie di un'istruzione di una macchina. Dimmi se è finita. Se è finita, eseguila. Ok, ora, anziché una serie di istruzioni di una determinata macchina, gli diamo questa istruzione stessa. Cioè, diciamo alla nostra macchina universale: prendi questa istruzione, se è finita eseguila. Quindi la nostra macchina universale prenderà questa stessa istruzione, vedrà che è finita e la eseguirà. Quando la esegue legge l'istruzione che dice: controlla se è finita e se è finita eseguila. Allora ricontrolla che è finita, deduce che è finita e la riesegue. Di nuovo controlla se è finita, la riesegue. Aiuto! Siamo in un loop. Turing dimostra così che anche la terza domanda di Hilbert ha una risposta negativa. Non esiste la possibilità di capire se una data affermazione è deducibile dagli assiomi. Turing, con questo lavoro, era sul punto di dare una svolta alla propria carriera. Ma sorse un problema. Un altro matematico, a Princeton, Alonzo Church, insieme a Stephen Kleene e John Berkeley Rosser, elabora il calcolo lambda, anticipando così le conclusioni di Alan Turing. Alonzo Church era un professore di Princeton. La sua meticolosità di insegnante era leggendaria. In dipartimento si diceva: se Church dice che è ovvio, se ne sono accorti tutti da mezz'ora. Alonzo Church, prima di ogni lezione, compiva un rito maniacale di pulizia della lavagna. Faceva sparire accuratamente ogni minima traccia di gesso. Un'elaborata cerimonia di una decina di minuti. Anche quando i suoi studenti provavano a fargliela trovare perfettamente pulita, lui la ripuliva. In alcuni casi usava persino acqua e sapone. E allora si osservava una pausa aggiuntiva di altri 10 minuti, aspettando che la lavagna si asciugasse. Il religioso silenzio. Le lezioni di Alonzo Church riflettevano parola per parola le dispense da lui vergate a mano. In un periodo di 20 anni, queste dispense ora sono conservate nella biblioteca della Fine Hall. Quando durante la lezione si sentiva in dovere di trascurare il contenuto del manoscritto, avvertiva sempre prima i suoi studenti. Church, con lambda calcolo, anticipa le conclusioni di Turing. E così Turing parte per Princeton, con lo scopo di avviare una collaborazione con Church. Turing restò lì a Princeton fino al suo 25° compleanno. Poi tornò a Cambridge. Tornato a Cambridge, Turing si mise a lavorare ad un nuovo problema. L'ipotesi di Riemann, niente meno. Prendete i numeri primi, 2, 3, 5, 7. Si susseguono a caso o hanno una regola? Gauss fu il primo a scoprire che i numeri primi si distribuiscono come il logaritmo. Però la stima di Gauss, più si va verso i numeri primi grandi, e più diventa imprecisa. Qualche tempo dopo Riemann scoprì che inserendo i numeri complessi in una funzione a cui stava lavorando avrebbe potuto correggere l'errore della stima di Gauss. La funzione a cui Riemann stava lavorando è questa, la funzione z. Riemann affermò che quando nella funzione z si inserisce un numero complesso, la funzione fa 0 tutte le volte che la parte reale del numero complesso fa un mezzo. Cioè Riemann ipotizzò che tutti gli zeri non banali della funzione z sono tutti allineati sulla retta che passa per un mezzo. Se questa ipotesi è giusta, allora l'incertezza della stima di Gauss può essere azzerata. Fantastico! È giusta? Boh. Non siamo riusciti ancora a capirlo. Turing si concentrò su un aspetto particolare dell'ipotesi di Riemann. Nel 1933, Stanley Skiwis, sempre a Cambridge, dimostra che ad un certo punto la stima di Gauss smette di stimare per eccesso la distribuzione dei numeri primi ed inizia a stimarli per difetto. Questo cambio avviene esattamente dopo il numero 10 alla 10 alla 10 alla 34. Ma riuscite ad immaginare di che numero si tratta? Ora vi faccio immaginare meglio. Uso una bellissima spiegazione di Hardy. L'universo conosciuto contiene
contiene 10 alla 80 protoni. Il numero totale di partite giocabili a scacchi è 10 alla 10 alla 50. Ora immaginate l'universo come un'immensa scacchiera e gli scacchi sono i protoni. Allora il numero di partite possibili in questa scacchiera dell'universo è un numero molto vicino a quello di Skewis. Turing voleva abbassare il limite stabilito da Skewis. Turing però non pubblicò mai i suoi risultati. Dopo la sua morte il suo lavoro fu reso pubblico. Nel 1968 Cohen e Mayhew, usando il metodo di Turing, riuscirono ad abbassare il limite stabilito da Skewis. Da lì a pochi anni la vita di Turing, così come la vita di milioni di altre persone, stava per essere sconvolta. È il 1938. Adolf Hitler assume il comando supremo delle forze armate tedesche. Turing viene arruolato a seguire un corso di crittografia e codifica. Il 1938 è l'anno in cui esce la versione britannica di Biancaneve e i Sette Nani. Turing andò a vederlo. A settembre di quell'anno tutto mutò. Turing, insieme ad un gruppo di scienziati e matematici, furono trasferiti a Bletchley Park. Il compito era quello di decifrare i messaggi prodotti da Enigma, la macchina usata dai tedeschi per criptare le comunicazioni. Turing capì che l'unico modo di forzare un cifrario creato da una macchina era costruire un'altra macchina. Costruì così una macchina alta quasi 2 metri e larga poco più. Pesava una tonnellata. Era in grado di simulare l'attività di 30 macchine Enigma. Il sogno di Turing si stava realizzando. Stava costruendo una vera e propria macchina computazionale funzionante. Turing e i suoi colleghi furono anche aiutati dalla mancanza di fantasia dei tedeschi. Di solito i messaggi intercettati grondavano di burocrazia, citavano le condizioni climatiche e quasi sempre secondo la medesima formula. Ad esempio, la parola tempo si trovava quasi sempre nella medesima posizione. Anche le mosse fatte dal governo britannico aiutarono i criptoanalisti. Talvolta la Royal Air Force piazzava delle mine in località appositamente scelte finché i tedeschi le scoprissero e mandassero rapporti sulle scoperte. E siccome gli inglesi conoscevano la posizione delle mine, questi rapporti fornivano degli indizi molto utili. Grazie alla matematica, le sorti della guerra presero una piega totalmente diversa. Senza la matematica, io ora starei qui a fare questo video in divisa militare, a parlarvi delle glorie del regime. Ma vi rendete conto? La guerra segnò non solo nuovi equilibri mondiali, ma lasciò per sempre impressa nella mente di Alan Turing la possibilità di costruire macchine calcolatrici sempre più performanti. Nel corso degli anni successivi Turing partecipò ed ideò altri progetti di costruzione di imponenti calcolatori elettronici. Nel 1950, sulla rivista Mind, Turing scrive un articolo dal titolo "Macchine calcolatrici e intelligenza". A leggerlo oggi sembra proprio scritto in questi giorni. Turing in questo articolo si pone la domanda: le macchine possono pensare? Nell'articolo Turing propone un metodo per stabilirlo. Un gioco. The Imitation Game. Il gioco dell'imitazione. Il gioco viene giocato da 3 persone. Un uomo, una donna e l'interrogante. L'interrogante viene chiuso in una stanza, separato dagli altri 2. Scopo del gioco per l'interrogante è stabilire chi è un uomo e chi è una donna. L'interrogante può fare domande di questo tipo: hai i capelli lunghi? Lo scopo degli interrogati, invece, è ingannare l'interrogante. Che cosa accade, invece, se una macchina prende il posto della donna nel gioco? L'interrogante, continuando a porre domande come prima, riuscirebbe a capire che è avvenuto lo scambio? In questo periodo si sente parlare tanto di intelligenza artificiale e pare proprio che ChatGPT sia riuscita a superare il gioco dell'imitazione. Nella serie anime Neon Genesis Evangelion c'è il Magi System, un sistema formato da 3 supercomputer che gestiscono il quartier generale della NET. Magi è composto da 3 calcolatori indipendenti che per risolvere qualsiasi tipo di problema si consultano e prendono una decisione a maggior assoluta. Il sistema Magi interagisce con gli esseri umani proprio come fosse uno di loro. Al gioco dell'imitazione di Turing sarebbe indistinguibile da un vero essere umano. Poi arriva il gennaio del 1952. Fuori dal cinema Rega, Turing conosce un giovane 19enne, Arnold Murray. Poi Alan Turing fu arrestato. Come 50 anni prima accadde ad Oscar Wilde, Alan fu condannato a subire un ciclo di trattamento di iniezioni di estrogeni allo scopo di curarlo dall'omosessualità. Divenne grasso, gli crebbe il seno. La mattina dell'8 giugno del 1954 la domestica trovò nel letto il cadavere di Alan Turing. Vicino c'era una mela da cui erano stati morsi diversi bocconi. Turing, come Biancaneve, cadde in un sonno mortale. Alan Turing oggi ci ha dimostrato che la matematica non è soltanto un insieme di formule e teoremi, è un linguaggio che può risolvere problemi concreti e plasmare il nostro futuro. Con la sua macchina universale ci ha insegnato che la matematica è uno strumento potente per dare forma e comprendere il mondo che ci circonda. Ragazzi, la matematica è un'avventura affascinante. Mettetevi alla prova, esplorate. La prossima grande intuizione potrebbe essere la vostra. A presto!